Salve, sono Gabriel, come va? Stavolta volevo parlare su un tema molto interessante secondo me, ed è la mnemonica, cioè l'uso delle mnemotecniche per poter imparare cose e memorizzare più che altro. Vi faccio vedere un libro che è uno dei miei prediletti, si chiama L'Atlante della filosofia, eccolo qua. Ed è un libro bellissimo, ve lo consiglio, è della editoriale Giunti. È un libro che parla di molte cose, più che altro della filosofia, dei temi filosofici dai tempi greci, cioè la filosofia occidentale, verso la modernità, cioè la scienza e le umanità, come le conosciamo oggi. Quindi c'è scritto qua immagini mnemoniche. La teoria delle immagini mnemoniche fu formulata per la prima volta nel trattato Ad Caium Erenium, anonimo, 82 anni dopo Cristo. Il testo classico della memoria artificiale, con le seguenti parole: la natura stessa ci insegna ciò che dobbiamo fare. Quando nella vita di ogni giorno vediamo cose meschine, usuali e banali, generalmente non riusciamo a ricordarle perché la mente non ne riceve alcuno stimolo nuovo o inconsueto. Ma se vediamo o udiamo qualcosa di eccezionalmente basso, vergognoso, inconsueto, grande, incredibile o ridicolo, siamo soliti ricordarcene a lungo. Per questa ragione dimentichiamo abitualmente cose vedute o udite poco addietro, ma ricordiamo spesso perfettamente avvenimenti nella nostra infanzia. Non potrebbe essere così se non perché le cose abituali scivolano via dalla memoria, mentre quelle eccitanti e nuove si fissano più a lungo nella mente. Bisogna dunque costruire immagini efficaci, Imagine Engines, assegnando loro eccezionale bellezza o bruttezza singolare, per esempio adornandole con manti di porpora, oppure sfigurandole, introducendone alcune macchiate di sangue imbrattate di fango, sporche di tinta rossa, così che l'aspetto diventi impressionante oppure ridicolo. Ad esempio, questi disegni qua, se potete vedere, sono abbastanza groteschi e impressionanti. Quindi devono sconvolgere lo spettatore così da farli memorizzare. Ed è tutto lì, è tutto quello che volevo insegnare oggi. È una tecnica molto efficace finora. Gli scienziati hanno capito che queste tecniche funzionano per memorizzare, quindi adesso la gente che fa i test di QI, ad esempio, o per memorizzare, ad esempio, o qualunque altro test nelle università, utilizzano queste tecniche per poter memorizzare di più e funzionano, credetemi. Le potete utilizzare per i numeri di telefono, per i nomi. Potete utilizzare per appunto le domande sui test nella scuola della lingua oppure nell'università oppure a casa che state studiando a casa. Potete utilizzare queste tecniche e memorizzerete di più cose più che riguardate più importanti, anche se a volte sembrano essere noiose. Voi potete aggiungere un po' il sale e gli ingredienti più saporiti per poter aiutare la vostra memoria e immagazzinare dentro l'ippocampus, che sarebbe la parte del cervello in cui si memorizzano le cose più a lungo termine. Vabbè, vi ringrazio per questa puntata e ci vediamo dopo. Ciao!